Bene, a posto. Ci vediamo a mezzogiorno meno 5. Va bene. Ciao Marci, ciao ragazzi, Ciao, ciao Roberto. ciao, ciao. Allora, aspetta che riguardo un attimo, quindi c'è Rocklin, c'è Daniele, Cavallo, Francesco, Lugli, io, Michael, Stefani e Thomas. Ok. Va bene. Allora, io volevo un attimo, prima di andare avanti, volevo un attimo rispondere a tutti a una domanda che mi è stata fatta da uno di voi, nel senso che parliamo dell'ultimo Project Work che c'è da un attimo, non un attimo, anche 2 attimi, c'è da progettare un attimo questo, ed è proprio questo attimo, progettare questi schemi che vi sono stati chiesti. Allora, io ho preparato questo Project Work scegliendo ne avevo già preparati tipo 15 di questi esercizi, di cui molto, altri molto più complessi. Quindi ho cercato di. Riprovo dal cellulare, speriamo che non mi sbattiate più fuori, ragazzi. Ti hanno sbattuto fuori? Sì. Ah, beh. Ciao. Ciao, ciao. È arrivato anche Selasi. Aspetta che lo scrivo. Selasi, ore 10.05. No, dicevo, ho scelto questi esercizi che io ho ritenuto che poi sono abbastanza semplici, ok? Però come vanno affrontati questi lavori? Intanto vanno affrontati con molta tranquillità, primo. Secondo, ci vogliono gli impianti vecchi fatti di fianco, perché sono sempre esercizi da cui bisogna andare a prendere spunto da lavori già fatti. Già fatti, già commentati. Allora, il nostro lavoro nel primo impianto. Vabbè, aspetta che se non condivido, vedete solo la mia brutta faccia, ma non vedete quello che vi spiego. Allora, devo un attimo. Stamattina ho quest'attimo, non so perché, ma vediamo se si vede qualcosa. Si vede qualcosa? Ma. Perfetto, Sì, io lo vedo. allora si vede il mare. Dicevo, allora noi dobbiamo fare, voi dovete fare, qua, parliamo del primo. Allora, c'è da far partire un motore. E c'è lo start macchina. Allora, cos'è lo start macchina? Lo start macchina l'abbiamo detto, ridetto, spiegato, rispiegato, usato e riusato non so quante volte. È quel circuitino che serve per accendere la macchina. Quindi, senza che io vada ad accendere la macchina, non deve funzionare un bel tubo di niente. E come si fa questa cosa? Aspetta, che questo è quello di ieri. Ne facciamo uno nuovo. Come si fa questa cosa? Allora, intanto, facendo questo lavoro, oltre la calma, la tranquillità e gli schemi vecchi di fianco, bisogna avere anche un foglio, due o tre bianchi, una matita, non penna, matita, quindi ve la andate a comprare una matita, perché ci vuole la matita, ci vuole una gomma che cancella la matita e ci vuole una squadretta barra righello, perché quando si fanno questi lavori bisogna farli così, perché bisogna disegnare, poi si cancella, si aggiunge, si sposta, alla fine. Se lo schema è fatto bene, lo tengo, oppure sicuramente lo rifaccio in bella, anzi lo rifaccio in bella, così sono sicuro di farlo bene, sempre a matita, perché i disegni si fanno a matita. Allora, start macchina, io ho il pulsante, cambio colore, ho un pulsante aperto, quindi mi collego qui, ho un pulsante aperto che è il mio pulsante di start, ok, P. Start, perché lo chiamo P-Start? Ma perché lo scrivo così che ho la possibilità di scriverlo? Dopo poi lo riprendo anche. Metto la cosa, è troppo grande. 15, basta e avanza. Se non si inchioda, ma c'è sto paint che. Bene, P-Start. Perché scrivo P-Start e non PS come abbiamo sempre fatto? Perché le informazioni date dal, diciamo, la descrizione dell'impianto sono quelle. Qua dice P,
P-Start è il pulsante di accensione della macchina. Allora, uno deve leggere una volta tutto l'esercizio, poi lo rilegge un'altra volta che fa bene, così si fa bene l'idea di quello che deve fare. Poi dopo, no, dopo, questa cosa va fatta per gradini. Quindi immaginate una scala molto alta, che se la guarda giù dico, oh, cowboy, devo andare fin lassù, minchia, non ce la, oh, scusate, non ce la faccio, perché ho lo zaino, perché sono stanco, perché non lo so. Ma se faccio uno scalino alla volta riesco ad arrivare su. Quindi guardiamo uno scalino alla volta, non tutta la scala. Allora, primo scalino, devo fare lo start macchina. Per fare lo start macchina prendi uno schema vecchio di un impianto, lo vai a vedere, che in alcuni casi è messo a destra, delle volte è messo a sinistra, ma è il concetto quello che dovete aver capito. E poi lo vai a disegnare. Quindi ci sarà appunto il contatto, il pulsante, ci sarà l'autoritenuta del relè che dopo vado poi a fare. Ok, ci sarà un pulsante chiuso che si chiama, non lo so, vado a vedere qui, P-stop si chiama. Allora, glielo scrivo, P-stop. Bene. Poi, lo start macchina si fa con un relè, quindi preparo una bobina di un relè, faccio il simbolo di un relè, ok, e lo chiamo come mi dice la consegna, come si chiama? Non c'è scritto, allora lo chiamerò R start, RS. Lì non c'è scritto, lo metto come mi pare. Allora, se c'è scritto, dobbiamo rispettare le ordinanze, diciamo così, cioè quello che vi viene chiesto. Se non c'è scritto, ve lo inventate voi in base alla vostra esperienza, cioè in base agli impianti vecchi fatti. Aspetta, che c'è una domanda. Cielo, una domanda. Adesso cielo, me la dici così, cielo ti rispondo. RS. Ecco, allora questo. Ah, aspetta, rimanga finì, perché quando hai la domanda puoi fammela. Perché ci devo mettere anche la lampada di start, che è accesa quando la macchina è accesa. Quindi vuol dire deve essere accesa quella lampada quando il relè è acceso. Allora io preparo una lampada, la metto qui. Non è ancora una lampada, la faccio diventare lampada così e la faccio diventare. Che brutto lavoro che ho fatto! E la faccio diventare lampada così, poi la vado a collegare in parallelo alla bobina, ok? Boh, questa lampada che si chiama LS, perché c'è scritto lì, giusto? C'è scritto LS, esatto. Adesso si accenderà quando è accesa la macchina. Tutto il resto lo devo ancora fare. Importantissimo, importantissimissimo, perché c'è stato qualcuno che mi ha mandato l'impianto senza quell'importantissimo lì. Che cos'è? È il contatto aperto del relè di start macchina soprattutto. Allora ci deve essere soprattutto il contatto aperto RS e dai core maiuscolo. Ecco, questo è lo start macchina. Come non è uno start macchina generico, è come mi viene richiesto dalla consegna, dall'esercizio. Poi potevamo metterci una lampada lampeggiante, potevamo metterci uno start ritardato di 5 secondi, potevamo metterci qualcosa, potevamo metterci qualcos'altro. Vi ho lasciato lo start macchina base, quindi quello fatto con un relay istantaneo. Ok? È questo. Poi dopo come si va avanti? E dopo si inizia a fare tutto l'impianto, quindi sotto, o meglio, in serie allo start macchina generale, che è sempre quello lì, andrò a fare tutto il resto. Tutto il resto cosa vuol dire? Che vado avanti a leggere. Dice, sono presenti due distinte postazioni di comando nelle quali sono presenti. Cosa vuol dire due postazioni di comando? Che ci sono due motori? Perché c'è stato uno che mi ha mandato un impianto con due motori. No. Qui guardate il titolo. Esercitazione 1. Azionamento di un motore asincrono. Un. Cosa vuol dire un? Uno. Allora, se c'è un motore, a parte che devo fare anche il circuito di potenza, ma quello, secondo me lo trovate nei primi impianti fatti l'anno scorso, lo trovate già fatto, dovete solo copiarlo pari pari. Cosa ci va nel circuito di potenza? Ci va l'interruttore magnetotermico trifase, il teleruttore 1, perché parliamo di un motore, e poi il motore, che è una palla, un cerchio, con scritto M1, oppure motore pinco pallino, 400 volte alternata con il collegamento a terra. Ma quello è già fatto, lo copiate. Quello è facile. Allora, se c'è un motore, io devo andare facendo questa cosa, andando avanti, devo andare a fare subito, ma subito, questa cosa qui. Eccola. Che cos'è quello lì? È un motore, perché un motore si alimenta con un teleruttore. Lo chiamiamo M1, chiamiamolo pinco oppure pallino, come volete.
Bene, e poi si va avanti. Ci sono due postazioni di comando. Due postazioni di comando vuol dire che di un motore io lo posso comandare da due posti: il posto A, il posto B, il posto 1, il posto 2, il posto Pinco, il posto Pallino. Ok? Quindi c'è anche già descritta com'è la postazione 1 e com'è la postazione 2. Io prendo l'elenco della postazione 1 e inizio a mettere giù. Inizio a mettere giù. Qual è la prima cosa che mi viene chiesta? Pulsante di marcia. Si chiama PM1. Allora, i pulsanti di marcia, dopo ti rispondo, chi mi ha scritto? I pulsanti di marcia, quelli che servono per far partire il motore, questa spero sia l'ultima volta che lo chiedo, devono essere aperti o devono essere chiusi? Ormai l'abbiamo detto, non mi ricordo, vado sempre a vedere un vecchio impianto. Il PMA, il PM1, il PMM, com'è quello che fa partire, quello che alimenta? Boh, stessa cosa, il pulsante di stop, di alt, di off, quello che spegne il motore. Qua si chiama P-Alt-1. Come deve essere? Aperto, chiuso, sdoppiato? Boh. Allora, Thomas dice, ieri l'ho fatto così lo start macchina e non so perché mi ha detto che è sbagliato. Non ho capito. Adesso ti rispondo. Visto che io non ti avevo nominato, ti sei autodenunciato. Sì, tu mi hai fatto lo start macchina diverso, perché tu non hai messo il contatto questo qui. O meglio, io non l'ho visto nella foto che mi hai mandato. C'era tutta la parte fatta bene qui, ma se manca quello, per me è sbagliato, cioè non serve lo start macchina. Se io vado a collegare direttamente la bobina del teleruttore al filo rosso, sta a vedere cosa faccio, sta a vedere, sto qui lo tiro via, lo tiro via tutto, tiro via, tiro via, tiro via, guarda. Ok, adesso io vado a fare questa cosa qua, sta vaga, vado diretto giù, faccio così. E poi faccio così, poi qua c'è un neo che ci è venuto, e però lo chiamiamo come deve essere chiamato, PM1. Bene, ok. Accendo lo start macchina, spingo, ciao, spingo P-Start. Se accende lo start macchina, spingo PM1, il motore 1 va, giusto? Poi vabbè, va in manuale perché non c'è l'autoritenuta. Rifacciamo, non spingo start macchina, lo lascio stare, spingo PM1, il motore va o no? Va. Quindi questo start macchina non serve a niente fatto così. Ci deve essere quel contatto che ti dicevo. Quindi torna indietro nel tempo. Eccolo qua. Aspetta troppo perché ci avevo messo anche il nome, ma me l'ha cancellato. Vabbè. M1. Ecco. Allora, se c'è un motore, già butto giù. Ma dove giù? Proprio giù, qua in basso, butto giù la bobina di un teleruttore. Devo metterci il pulsante di avvio? O meglio, siamo nella postazione del pulsante di marcia 1, glielo metto. Com'è il pulsante di marcia? Nessuno mi risponde. Avevo fatto la domanda prima. Come deve essere il pulsante di marcia per far partire il motore? Deve essere aperto, chiuso o sdoppiato? Normalmente aperto. Normalmente aperto, giusto. Allora io, sempre con matita e mi raccomando, e gomma e possibilmente squadretta righello per farlo fatto bene, metto, inserisco un pulsante. Perché si è spostato? Inserisco un pulsante normalmente aperto e vado fino giù perché sto facendo quello. Sono questi i gradini di cui stavo parlando prima. Ve ne dovete fregare di quello che c'è scritto dopo. Guarda, così bisogna fare. Stavolta ingrandisco a manetta, tolgo questo, ma ancora più a manetta. Ecco lì. Adesso io non so, io qui c'è il mio faccione, non so perché non se ne va. Bene, non va via. Comunque, la riga, l'ultima riga che riesco a leggere è solo quella del pulsante di marcia e faccio quello. Quindi finisco di fare il pulsante di marcia, lo faccio bene, ci metto il suo bel nome, PM1. Bene, domanda, è vero che se lo start macchina è alimentato con PM1 il motore 1 parte? Sì, è vero. Non abbiamo ancora detto niente su manuale automatico, alt, eccetera. No, a me interessa a questo punto che il PM1 faccia partire il motore 1. Funziona? Sì. Bene, allora se funziona, passo 2. Pulsante di arresto. Il pulsante d'arresto come deve essere per poter fermare il motore? Avanti con le risposte. Perché poi ragazzi, chiuso, esatto. Allora io vado a mettere, dove lo devo mettere il pulsante chiuso? PA, lo devo mettere in parallelo a PM1? O devo metterlo in serie a PM1? No, in serie. Serie, perché se lo metto in parallelo, sto qua parte da solo, allora devo Sì, mettere non ho utilità.
Esatto. Allora, io vado con la gomma, ecco perché ci vuole la gomma. Vado qui, o qui, vabbè, faccio un foro, diciamo, apro il circuito e vado a inserire un pulsante chiuso, che è il mio P-Alt-1. Ok? Sempre a matita, matita, forever. Tutto con la matita bisogna fare, ragazzi, tutto. Siamo dei tecnici, la penna serve chi scrive dei libri. Quando scriveremo dei libri o delle relazioni usiamo la penna, ma non si può, è vietato disegnare a penna, non si può. Cos'è? Faccio tutto l'impianto, lavoro un'ora e mezzo, sbaglio l'ultimo, butto via tutto? No, devo cancellare. E prendete delle matite con delle mine cancellabili. Ci sono delle mine durissime che non si cancellano. A me qua, io... Dov'è quella matita? Che boh, è sparita. Chi è che mi ha ciuffato la matita? Niente, vabbè. Ho una 2B. Come? L'hanno rubata, proprio. L'ho trovata. Guarda, ho una 2B che è anche troppo tenera. Però, quando devo disegnare, si cancella da Dio. Si cancella benissimo. Quindi, guardate anche, studiate anche il tipo di mine, perché non sono tutte uguali le matite. C'è l'HB, c'è la 2B, c'è la 2H. Alcune sono molto dure, vi ho detto, non si cancellano, non mi piacciono. Questa qua, invece, forse anche troppo tenera, però si cancella da Dio. E bisogna poter cancellare bene, non devono rimanere dei rimasugli, sennò si capisce. Allora, questo è P-Alt-1. Dimmi, pronto. Di che argomento stiamo parlando? Stiamo parlando oggi? Della tesina, adesso, solo un attimo, mezz'ora della tesina che tu non devi fare. Il progettore, okay, ho avuto delle domande per come lavorare e fare questo lavoro. Però ti fa comodo anche te sapere sta roba, perché anche perché se poi mi consegni la tesina subito, io dopo ti do da fare anche questo, quindi non si scappa. Okay. sì, capito. Sì. Poi, guardate cosa c'è qua, terzo step, lampada di marcia LM1. La lampada di marcia, quando è che si deve accendere? Si deve accendere quando il motore va. E quando il motore è fermo è spento. E allora cosa faccio? Allora devo metterci qualcosa. Allora posso fare in due modi. O ci metto un contatto aperto qui, oppure la metto direttamente in parallelo. Qual è meglio? Quello che ti pare. O meglio, sarebbe meglio secondo me, pensando dal punto di vista di risparmiare componenti, quello in parallelo. Però se me la metti anche il contatto aperto va bene lo stesso. Io la metto in parallelo perché a me piace far così, te la metti così perché ti piace far così. Quindi mi prendo una lampada, me la copio, te vabbè dovrai ridisegnarla a matita, la metto qui e poi la vado a collegare con la bobina in parallelo. Fatta la lampada di marcia e qui sotto ovviamente ci devo mettere il nome, LM. Poi non ve lo voglio far tutto, però così si fa, un pezzo alla volta. Funziona la lampada di marcia, aspetta che controllo bene. Sì, è vero, quando arriva corrente alla bobina si accende anche la lampada, allora posso andare avanti. Lampada di alto. Lampada di alt, come faccio a metterla? Allora, intanto è meglio se metto una lampada. Metto una lampada e ci vuole una lampada, e su quello non si scappa. Gliela metto lì di fianco. Ok. Gli posso già mettere anche il nome, L-Alt. Cos'è L? L-Alt, bene. Quindi questa lampada, quando è che dovrà essere accesa? Quando il motore è fermo. Allora faccio così. Deve essere accesa. Bene, la collego direttamente, sta a vedere. Poi mi dici se ho fatto bene o se ho sbagliato. Mi metto lì. È vero che questa lampada è accesa quando il motore è fermo? Quando ovviamente l'impianto è acceso, cioè lo start macchina è attivo? Sì. È vero che si spegne quando il motore parte? No, non è vero. Come dice Daniele, questa è sempre accesa. Allora non va bene. Allora io prendo la gomma e ci devo infilare qualcosa qua in mezzo. Perché questa lampada si deve spegnere quando il motore parte. Bene. Allora, chi è che mi dice, non Daniele, grazie... Cosa ci devo mettere in quella lampada per fare in modo che si possa spegnere quando il motore parte? Grazie, ho detto non Daniele e lui risponde, va bene. Ah, scuso. Allora lì ci andrà un contatto chiuso, quindi ci tiro una riga, faccio un contatto chiuso. Di chi? Del teleruttore. È il teleruttore che governa tutto. M1. Fatta la lampada di alto. È vero che quando arriva corrente al teleruttore e anche la lampada, questo qui si apre, la lampada di alt si spegne? Vero. Quindi posso andare avanti. Altro scalino. Selettore manuale automatico. Cosa serve il selettore manuale automatico? Serve per fare il manuale automatico. Allora, io gli ho consigliato di usare un relè perché è più semplice.
è più semplice fare questa cosa con il relè. Allora, se io leggo che l'impianto deve andare in manuale automatico, vuol dire che l'impianto deve andare in automatico adesso. Quindi, per poter fare in modo che il motore rimanga acceso, cosa devo aggiungere qua? Perché poteva anche essere un impianto che andava solo in manuale, non mi era mica stato specificato prima. Allora, adesso capisco che il motore deve poter andare in manuale automatico. Se va in automatico, io devo aggiungere qualcosa qua, qualcosa che me lo fa rimanere acceso una volta che ho avviato. Cosa devo mettere, Francesco? Se voglio che il motore rimanga attivo. Ci abbiamo due Franceschi, nessuno che risponde. Guarda, ti faccio la battuta. Sta a vedere, eh? Vediamo se riesco a fare il rebus. Così facciamo gioco a premi e non si vince un bel niente. Eh? Aspetta che provo. Che bella questa. Vediamo se riesco a fare il rebus per farvelo capire. Mamma mia, troppo. Aspetta che riduciamo un po'. Come si fa qua a ridurla? Allora, così. Poi mi direte, sì, però ma lei è fuori. Cioè, per dire una parola ci fa tutta sta menata, sì. Così vi fate due ghignate, però facendo due ghignate poi vi ricordate il concetto. E questo momento ve lo ricorderete. È molto semplice il rebus, eh? Ecco, guardiamo il rebus. Come viene? Vacca grande. Hai visto? Ti ho fatto anche il rebus. Non ho visto se hai risposto prima o dopo del rebus. Però ti ho fatto il rebus. E quindi hai indovinato il rebus. L'autoritenuta. Che cos'è l'autoritenuta? Adesso c'è la controdomanda, ovviamente. Perché qui c'è la boiata per capire la parola. Cosa devo fare per fare l'autoritenuta? Non devo metterci una 500? Cos'è sta qua? Una 500 LX? Boh. La Samster. Cosa vuol dire fare l'autoritenuta? Però tradotto in impianti elettrici, non in impianti rebus. Facciamo che lo cancello, via. Per dire grazie a un contatto, non avere sempre il dito tenuto sul pulsante. In questo caso mi servirebbe per, come posso dire, quando lo tengo un pulsante rimane alimentato, non è che devo tenere premuto io. Certo, però il contatto deve essere aperto, chiuso e messo dove? Allora, sto pensando, in serie in parallelo perché certe volte mi confondo. In serie. No, In serie sbagliato, il pulsante. Ah, sbagliato, sbagliatissimo. Sbagliatissimo. Deve mantenere l'impianto alimentato, ma l'autoritenuta dove va? Va in parallelo al pulsante di una. Aspetta che la rifaccio fatta bene. Ah, vabbè. Allora, facciamolo bene. Così. Ok. Poi. Così. E poi così. Eccoci qua. Qua siamo in parallelo. È sempre stata così l'autoritenuta. E qui ci mettiamo la sigla M1. Ecco. Fatta l'autoritenuta. Adesso l'impianto può andare in automatico e allora andiamo ad approfondire. No, qua abbiamo la 500, non ci interessa. Aspetta, ho sbagliato qui. Andiamo a metterci il selettore. Il selettore, ti ho detto che è molto più semplice usare un relè. Non andate a cercare quegli impianti all'inizio che per non usare il relè andavano a mettere il selettore in serie, poi c'erano le lampade e non si capiva niente. Mettete il selettore lo mettete qui per i fatti suoi, quindi ci sarà un aspetta, ci sarà proprio il selettore che va a comandare la bobina di un relè, quindi qui ci metto un altro relè. Aspetta che, vabbè, ormai l'ho fatto, buonanotte. Potevo copiarmi quello lì, ma va bene lo stesso. Il relè manuale automatico, che non è, non te lo viene, aspetta, dai, poi, non te lo chiede qua la consegna, ce lo metti tu perché tu fai il progettista di impianto adesso, lo chiami tu RMA. Questo è sempre il tuo selettore. Ok, e questo si chiamerà selettore manuale automatico, MA. Questo c'era scritto come si chiamava, ma perché mi salta fuori sempre prima quello? No, non c'è scritto, allora anche qui lo puoi dare tu il nome, selettore manuale automatico. L'ultima cosa è chiudere qua sotto il circuito, se no il relè non funziona. Bene, cosa me ne faccio del relè manuale automatico? Devo fare andare in manuale automatico l'impianto. Allora, per
Per far andare in manuale automatico l'impianto vuol dire che in un caso l'impianto rimane, funziona l'autoritenuta, diciamo, nell'altro non funziona. Allora io devo fare in modo che questa autoritenuta che abbiamo fatto adesso possa funzionare in un caso o non funzionare nell'altro. Allora io però bisogna che la tiro un po' più giù perché devo farci stare qualcos'altro allora adesso in mezzo. Ecco la gomma. Allora lo tiro leggermente più in basso. Eccolo lì. Poi rifaccio la mia bella riga per chiudere tutto, però devo andare a metterci qualcosa qua in serie per fare in modo che l'autoritenuta si abiliti oppure no, funzioni oppure no. Allora, io stabilisco che, questo lo devo stabilire io, l'impianto per la maggioranza del tempo lavora in automatico, quindi decido che quando il selettore è aperto, quindi il relè non è alimentato, l'impianto deve andare in automatico. E allora vuol dire che l'autoritenuta deve funzionare. Per poter funzionare deve arrivare corrente. Per arrivare corrente ci devo mettere un contatto chiuso. Quindi qui io disegno un contatto chiuso di chi? Del relè RMA. RMA. Perché non volevo farlo tutto. Quindi adesso siamo in automatico. Quando io vado a chiudere il selettore, quindi alimento il relè, questo contatto di RMA si apre e l'impianto va in manuale. Quindi, visto che adesso siamo in automatico, io dovrò prossimo step, accendere la lampada automatico 1. Allora io devo metterci qua un'altra lampada. Aspetta, che facciamo? Anzi, no, la copio, che ce l'ho già fatta, perché ho già le lampade. Me la vado a copiare. Eccola, CTRL C, CTRL V, gliela spattacco qui. Ok? Questa lampada, che battezzo come lampada automatico 1, LAUT 1, deve accendersi adesso, perché adesso qui c'è un contatto chiuso e l'impianto è in automatico. Allora devo collegare la lampada all'alimentazione. Devo collegarla lì. Ma va bene fatto così? O questa lampada è sempre, no, è sempre accesa? Questa lampada sarà sempre accesa, quindi non va bene. E allora prendo la gomma, ci devo mettere qualcosa qua in mezzo che me la faccia spegnere quando passo in manuale. Bene. Cosa potrà mai essere questa cosa che me la fa spegnere quando passo in manuale? Chi è che me lo dice? Un contatto aperto RMA. Aperto Non ho capito, un contatto? RMA. Scusami, se adesso siamo in automatico, perché qui c'è un contatto chiuso che mi fa funzionare l'autoritenuta e quindi l'impianto funziona in automatico, la lampada deve essere accesa adesso. Se io qui metto un contatto aperto, Allora, per. se io metto un contatto aperto, è spenta questa lampada. Deve essere accesa adesso. Quindi lì ci vuole un contatto chiuso, ci vuole. E come vi ho già detto diverse volte, la regoletta è il contatto che io vado a mettere in serie all'autoritenuta è lo stesso contatto che metto sulla lampada. Quindi deve essere chiuso. Eccola! Allora, gli vado subito a scrivere la sigla, RMA. Bene, il gioco è fatto. Se ho messo la lampada automatico e mi chiede anche la lampada manuale, gliela vado a disegnare. La lampada manuale come sarà? Sarà l'esatto contrario della lampada automatico. La vado a mettere lì dopo, vi spiego perché. Quindi devo allungare anche sta riga perché l'impianto va avanti. Questa sarà la mia lampada LMAN 1. Allora, la lampada manuale si deve invece accendere quando io andrò a chiudere questo contatto. Allora devo fare lo stesso ragionamento, ma spesso non lo stesso, devo fare il ragionamento inverso. Se la collego così è un errore perché è sempre accesa. No, sta qua deve accendersi quando è ora. Ok. Se la lampada manuale si deve comportare al contrario della lampada automatico, che cosa ci dovrò mettere qua in questo buco? Un contatto normalmente aperto. Esatto, perché lì c'è chiuso. Aspetta che ho indicato col dito, voi non lo vedete. Qui c'è chiuso. Qui deve essere il contrario, aperto, di chi? Sempre di RMA. RMA. Bene. Allora, la prima parte è finita del nostro impianto. Perché? Perché ci abbiamo messo tutto. Aspetta che rimpicciolisco un po'. Abbiamo messo tutte queste cose. Bene, c'è da fare il secondo, seconda postazione? Ok, seconda postazione, non secondo motore. Allora, qui devo solo aggiungere delle cose. Devo mettere il PM2. Allora, mettere il PM2 vuol dire accendere sempre questo motore da un'altra postazione. Cosa vuol dire? Cosa devo fare? Chi è che me lo dice? Devo andare a disegnare un'altra bobina di un teleruttore? No, c'è un motore solo.
Fosse un motore che fa un'inversione di marcia, allora sì, che servono due teleruttori, ma qui ne serve solo uno, è molto semplice. Cosa devo andare ad aggiungere qua nello schema e dove? Cioè, questo PM2, dove lo devo mettere per fare in modo che anche col PM2 possa partire il motore 1? Dai, ragazzi, non c'è da pensare, l'abbiamo fatto miliardi di volte, no, miliardi no, però l'abbiamo fatto tante di quelle volte, sta cosa. Aspetta che c'è una risposta. In parallelo PM1, esatto. Quindi io faccio una bella cosa, sta a vedere. Mi copio il PM1, me lo copio senza la scritta possibilmente, me lo spatacco qua in parallelo, che poteva essere anche qui, eh. Anzi, facciamo una cosa alternativa. Lo metto qui, guarda. Vado a cambiare un po' il layout del disegno, ma il concetto rimane sempre quello, eh. Quindi qui lo chiudiamo. Qui lo chiudiamo. Aspetta che... Dobbiamo disegnare da artisti, se no quasi da artisti, perché io sono tecnico. Ok, niente. Ok, poi gli diamo una pulitina con la gomma. Voilà, qua, troppo. Vabbè, cosa manca? Manca il nome. Lo mettiamo lì, PM2 e Léger sans feu. È vero che col PM2 posso far partire il motore? È vero, lo chiudo, lo spingo, lo chiudo, arriva corrente. Bene, primo punto fatto. Secondo punto, PA2. Allora, il PA2 abbiamo detto che è un pulsante chiuso. Qua però abbiamo un po' di problemi, ma adesso sistemiamo tutto, abbiamo la gomma. Allora, per mettere il PA2 cosa devo fare? Dove devo metterlo e cosa devo fare? Vai con le risposte. Allora, su via. Dai che dobbiamo andare avanti con l'inverter. Tutto in Pronto? serie, In serie a chi? A cioè PM2. PM2? Quindi lo devo andare a mettere qui, in questo punto qui, non so se vedi il mouse. In serie. Teoricamente. Ma no, non posso metterlo in serie a PM2. Devo metterlo in serie a PM2, PM1 e anche la rotoritenuta. Quindi qui sotto, che praticamente è in serie a PALT1. Perché se lo metto solo in serie a PM2, mi va a annullare il funzionamento di PM2 quando lo spingo, quindi non è un PA. Il PA deve fermare sempre il motore. Allora, per farglielo stare, io devo cancellare tutto perché è troppo grande questo. Devo fargliene stare due, quindi PA. Quindi allargo un po' lo spazio e qua gli devo andare a inserire due PA. Quindi ci sarà il PA1 qui, poi vengo giù, poi gli inserisco il PA2. No, fa schifo. Aspetta che cancello. Forse con questo è meglio. La riga storta. Lì. Poi, qua facciamo il simbolo del pulsante. Qui facciamo il simbolo del pulsante. Poi adesso gli riscrivo le scritte. Questo sarà PALT1 e questo sarà PALT2. No, PO. PALT2. Quindi adesso che l'ho messo in serie a PALT1 e loro tutte e due sono in serie a tutto il blocco PM2, PM1 e l'autoritenuta. In questo modo io posso fermare il motore da due postazioni. Ok? In questo modo. Voi dovete sempre immaginare la corrente, i famosi, vi ricordate le formiche? Faccio arancioni che sono qui. Tic, 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 tic. Quando questo si chiude, passano, dopo si trovano al piano di sotto. Ok? Sono tutti qua. E infatti mi accendono la lampada di ALT quando tutto è fermo. Quando spingo PM1, per esempio, passano di qua e passano attraverso PALT1 e PALT2 e arrivano alla bobina. C'è l'autoritenuta che tiene tutto su, quindi io tolgo il dito. Quindi quando va l'autoritenuta, gli elettroni passano di qua, vero? Poi passano attraverso PALT1 e PALT2 e arrivano lì e arrivano poi anche alla lampada. Allora, io con i PALT devo togliere questo passaggio. Se io il PALT lo vado a mettere qui, dove ho disegnato, vedete, sotto il PM1 per esempio, quando spingo PALT non funziona solo il PM1, quindi non è un PALT. Il PALT ricordatevi sempre che deve essere un pulsante, è praticamente un pulsante di emergenza, cioè deve fermare il motore. Quindi che io abbia finito di lavorare o che io debba salvare il mio collega che è finito dentro una macchina che lo sta spappolando in 1000 pezzi, deve poter fermare completamente la macchina. Ok, che poi ho tirato un pezzo di filo, ma fa lo stesso. Andiamo avanti. Ho messo il PM2, ho messo il PA2. Cosa dice la consegna? Dice di mettere la lampada di funzionamento manuale Leman 2.
Vacca boia, non l'abbiamo mai fatto. Calmi, molto semplice. La LMAN2 che cos'è? È la lampada che mi dice sulla postazione 2 che siamo in manuale, quindi deve accendersi quando si accende quella. E allora non esiste cosa più facile di questa. Perché io mi prendo la lampada, me la copio, no, ho sbagliato, vabbè, si è un po' inciuntita, ma fa lo stesso. La metto lì, gli metto il suo bel nome, perché si chiama LMAN2, MAN DOS. E come la collego? La collego così perché deve accendersi insieme. No, così è storto, non mi piace. La voglio collegare che si accenda quando si accende la LMAN1, perché devono accendersi insieme queste due fine. Cos'è il prossimo step? Lampada automatica 2. Ma pensa a te, non sarà la stessa cosa? Ma sta a vedere che è la stessa cosa. Sì, allora me la copio. Guarda, mi copio la lampada. Ctrl-C, Ctrl-V, me l'appoggio qui. È venuto un buco, ma adesso lo ripariamo subito. Vado lì, poi facciamo quelli fini, fiscali, chiudiamo anche lì e in dulcis in fondo ci mettiamo il nome che ci vuole e questa sarà la LAUT2. Ok. Cos'è che non ho messo? Le lampade di marcia e la lampada di arresto. Adesso il problema è che non ho tenuto conto dello spazio, ma usando questo programma, adesso lo posso riconoscere, io posso fare questa cosa spettacolare. Faccio questa cosa qui, me lo sposto in là, vado ad allungare con il rosso possibilmente il filo in basso, ok, fatto un po' qui alla cagnazza, vado ad allungare anche questo, guarda Motè, devo fare la LA2, cosa faccio? La faccio come ho fatto prima? No, aspetta, qua mi è... Me l'ha fatto rosso, amva brisa vein. Allora, devo fare la lampada LA2, ce l'ho ancora in memoria. Sì, che bello, guarda, ancora la lampada. Sì, ma qui sto facendo dei danni. Bisogna che me lo dite, ragazzi, perché qua è il rosso e il nero. Adesso io non sono milanista, non tengo niente, però dobbiamo mantenere i colori. Quindi sotto è rosso, quindi lo rifò, anzi. Facciamo un lavoro fatto bene. Togliamo le schifezze e la rifacciamo ex novo. Guardano. Lì, che spettacolo. Adesso piglio il nero, unisco in parallelo quella, ok? E questa sarà la mia LAlt2. LAlt2. Bene. E la LM come faccio? La faccio come prima. Allora, qui lo cancello perché non lo voglio, anche lì. Poi mi seleziono il circuito delle lampade di alt, me lo porto un pochettino più in là, lì, poi chiudiamo questo buco qui, chiudiamo quel buco sotto. Ah, ma è lui fetente che mi ha cambiato il colore, maledetto. Perché sei fetente? Allora tiro la riga, ok, cambio colore, non me lo cambia, ok, ho capito, grazie, tracete. Poi ci mettiamo un'altra lampada qui, sta un po' stretta, fa lo stesso, tanto capite, giusto? Qui c'è da chiudere il passaggio perché c'è un buco, dopo mi dite non funziona, no, ho fatto un danno, torno in re, dammi la riga, tira questo, ok, poi appoggio, cambio colore, collego, collego e dulcis in fondo, LM2. Eccola là. Eccola, ecco qua. Quindi, morale della favola. Intanto, quando si fanno questi lavori, vedete, io ho sbagliato, però col computer qua ho la possibilità di spostare le cose, però bisogna partire con un certo spazio. Se voi avete il computer, potete fare anche voi, magari fatto più preciso con il Paint, come sto facendo io, ma io sto andando veloce perché ve lo devo spiegare. Voi ci potete mettere anche un'ora, lo fate bene, poi me lo mandate. Ok? Perché è abbastanza semplice questo programma. Oppure, se non avete il computer, prendete un A4, un bel A4 bianco, partite, state larghi. Guarda, è meglio avere più spazio da una lampada all'altra che dopo dover fare dei cancelloni per aggiungere delle cose. Però questo è quanto. Questo è quello che io non dovevo farvi, però poi mi pagherete una pizza perché ve l'ho fatto. Marinara con le verdure, giusto? Vegana, grazie. E quello che andava fatto.
Poi non è finito, perché dopo si chiede di fare, vabbè, qua non c'è scritto qua, distinto al materiale. Allora, vabbè, ovviamente va fatto anche il circuito di potenza, fate la distinta del materiale, e come vi ho detto, tutto ci va, perché in questo schema non c'è tutto. Però ricordatevi che, aspetta che allargo, e poi ve lo sposto, lo spostiamo un po' in là. Qui il rosso, cioè non è che nasce dal nulla, dai pur. Qui il rosso non nasce dal nulla. Da dove arriva questo filo rosso? Arriva. Cosa c'è qua? C'è un affare che non è disegnato, ma adesso glielo disegniamo subito. Un affare fatto così. Che cos'è questa cosa? Che è questo simbolo? È il Il trasformatore. trasformatore. Trasformatore, poi ci manca ancora un pezzo perché poi ho detto matita e gomma, qui in mezzo ci va qualcosa, qua in mezzo ci va un, non lo so disegnare perché voglio andare, c'è un magneto termico qui in mezzo e anche prima c'è un magneto termico, qui c'è il magneto termico sulla 24 volt, qui c'è il magneto termico sulla 230 volt, ok? E poi qui abbiamo l'alimentazione nella 230 volt. Quindi il magneto termico 1, il magneto termico 2, tutti e due bipolari, i trasformatori, i morsetti, il filo, pulsanti, lampade, tavola, viti, rondelle, canaline, tutto ci va nel preventivo, nella distinta del materiale, non solo quello che vediamo fatto qui nello schema. Ci deve andare tutto. Perché cosa serve la distinta? Serve proprio per fare il preventivo. Allora, io non vi ho chiesto di fare il preventivo perché non avete, potevo anche mandarveli, però non abbiamo tanto tempo e non abbiamo i listini. E poi perché poi dopo ognuno ci mette, io ci metto 6 ore, ci metto 8 ore, ci metto 25 ore, quanto costa la tua manodopera, quanto costa la mia, quant'è la tua IVA, quant'è la mia IVA, troppe variabili. Quindi ci accontentiamo di fare questo, che comunque è un lavoro importante. Però la distinta va fatta completa. Se non contiamo 4 o 5 lampade, contiamole bene e contiamoci tutto. E soprattutto, se io devo indicare una lampada, scriverò lampada colore rosso, giallo, quello che ti pare, funzionante a 24 volt in corrente alternata. Poi se vuoi ci puoi anche mettere marca Pinco, modello pallino, magari con i data sheet che vi ho dato io. Il teleruttore, abbiamo studiato i teleruttori, abbiamo studiato questa roba, quindi quei dati non li abbiamo studiati così, perché avevamo da spendere 2 o 3 settimane a fare gli esercizi. Perché se c'è da fare una distinta del materiale, va fatta completa, non solo teleruttore, un teleruttore, boh. Bene, te lo do da 1 kW o da 1 milione di kW? È uguale, mi ha scritto un teleruttore, allora ti do quello da 1 milione che costa magari 100.000 euro e io ci guadagno. No, dovete scrivere esattamente il teleruttore da quant'è. Poi inventatevelo, però metteteci il dato della potenza, l'alimentazione della bobina, l'alimentazione della potenza, i contatti ausiliari. Qua ci sono dei contatti ausiliari. Eh sì, c'è l'M1 dell'autoritenuta, c'è l'M1 delle lampade di alta. Allora io devo prendere dei contatti ausiliari. Se tu non me lo scrivi, l'impianto non si fa. Ve l'ho detto che sono due pezzi staccati, hai i contatti ausiliari. Pialt. I Pialt sono sdoppiati? No, sono dei pulsanti nuovamente chiusi. Se fossero stati usati anche per fare qualcos'altro, allora erano sdoppiati. In questo caso qua invece sono dei pulsanti normali. E i pulsanti normali, anche loro hanno delle caratteristiche. Perché hanno una tensione massima, hanno una corrente massima che va scritta e ci scrivete anche marca e modello di quello che trovate. Quindi dobbiamo fare una distinta da esame, non da metà anno del primo anno o inizio del secondo anno. Siamo alla fine. Ragazzi, facciamo i conti della serva. Oggi abbiamo ancora un'ora, perché un'ora è già andata praticamente. Dobbiamo fare martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, lunedì 29, martedì 30. Fine. Fine. È tanto tempo, è poco tempo. Secondo me è poco, però lo sfruttiamo al massimo per fare quello che dobbiamo fare. Sicuramente tante cose non le potremo fare. Ciccia, quest'anno è andata così. Gli anni scorsi, comunque, io non sono mai riuscito a far tutto, sempre tutto, tutto, perché comunque. Anche quando si lavora, vedete che se sono da solo, devo dedicare un po' di tempo a ognuno di voi. Se avessimo lavorato al PLC, eravamo a lavorare in due laboratori, quindi dovevo far di qua e di là. Adesso il nostro aiuto Brandoli
gli hanno dato tante ore in altre classi, quindi io probabilmente sarei stato sempre da solo, anche con voi. Quindi non erano quei 5 minuti a testa, erano quei 20 minuti a testa che dovevo dedicarvi per fare il ladder, per fare il cablaggio, per controllarvi qua, controllarvi là. E avanti e indietro, avanti e indietro. Quindi avremmo fatto uno o due impianti seri di quelli PLC più inverter, uno o due, perché quegli impianti lì hanno bisogno di molto tempo. E io spero di riuscire a farvene vedere almeno uno o due a voi dalla prossima settimana, quando partiremo con le cose pratiche. Però anche oggi ho dovuto impiegare un'ora per rispiegare questa cosa qui, che comunque non è tempo perso. Perché so che ci sono alcune persone che fanno fatica e anche altre che fanno fatica, però non hanno ancora iniziato a lavorare. Ragazzi, oggi ne abbiamo 19. Io andare a, ve l'ho detto anche ieri, ve lo dico anche oggi, andare a giovedì prossimo. Devo avere questo project work finito, perché quello vecchio l'avete già consegnato, è già scaduto il tempo, quello della sicurezza. È scaduto il 15, è scaduto lunedì 4 giorni fa. Adesso dobbiamo finire questo, dovete. Quindi dovete fare le prime cose, mandarmele, io devo guardarvele. Vi dico già che io domani e domenica sono via e quindi non guarderò i vostri lavori, li guarderò da lunedì pomeriggio. Quindi voi me li mandate, io li guarderò lunedì pomeriggio. Quindi anche se fate solo, mettete un pulsante, un interruttore, no, dovete fare tutto, dovete andare avanti e fare il più possibile. Il primo ve l'ho fatto io, gratis. Praticamente ve l'ho fatto, non dico tutto perché ci mancano dei pezzi, ci mancano delle cose, quindi non ho messo il magnetotermico e il potenza, però ve l'ho fatto io questo qui, gratis. E bisogna che facciate tutti gli altri, me li mandiate. Io giovedì devo aver tutto finito, perché poi devo correggerli, perché poi dobbiamo fare anche noi, oltre a correggere le vostre esine, fare tante altre cose di burocrazia, tutti per, come diceva prima Zanoni, per la fine dell'anno, quindi per il 30. Per il 30. E una cosa o l'altra, il tempo si fa, si usa. Quindi datevi una mossa. Va bene. Quindi il concetto è questo, seguite. Passo dopo, lo leggete due volte per farvi un'idea di quello che deve fare, ma farvi un'idea, cioè leggere bene, ma leggere bene, azionamento di un motore. Qualcuno mi chiede, ma sono due motori? C'è scritto di un motore, non due, leggere bene, leggere e capire. Leggetelo due o tre volte e capite, immaginate già quello che dovete fare, in modo, si dice un progetto di massima. Quindi, ah, ci dovrà essere, allora c'è un motore, c'è un interruttore solo, ok, poi lo faccio così bene. Poi dopo, riga per riga la rileggete, poi riga per riga lo andate a fare con matita e gomma, come ho fatto io. Perché aggiungi una cosa, dopo devi fare spazio, devi poter cancellare, devi poter aggiungere. Quindi parti proprio a disegnare magari un po' più in piccolo su uno spazio grande e ben distanziato, in modo che se devi aggiungere delle cose non devi cacciarvi al foglio e rifarlo completamente, no. E alla fine io voglio, esigo, pretendo uno schema fatto a regola d'arte. Non uno schema, tutti gli schemi da fare. C'è da fare anche lo schema del PLC cablato, ecco, io lo voglio a regola d'arte. Ragazzi, non mandatemi delle schifezze, mandatemi dei progetti, perché dovete fare la pratica su questo. Quindi fatti bene, me li mandate, anche il ladder, eccetera, eccetera. E mandatemeli subito per tempo, perché c'è poco tempo, io ho poco tempo per correggerli. Va bene. Una volta fatto questo, me l'avete mandato, vi do l'ok. C'è da fare il discorso del PLC, quindi fare l'assegnazione input-output su una tabella. Quindi c'è da fare la tabella come quella che vi ho fatto copiare quando abbiamo fatto gli esercizi di PLC. Quindi ne preparate già alcune vuote, dovete già averle pronte. Poi dopo le andate a copiare. Andrete nello schema che avete fatto, come abbiamo fatto noi insieme, a scrivere le input e le output. Quindi il P-Start è la mia input 03, andrai a scrivere 03. Il mio P-Stop dello start macchina è la mia input 00, vado a scrivere 00. Il mio relay di start è il 200.05, vai a scrivere sulla bobina e su tutti i suoi contatti, eccetera, eccetera. Tutto deve avere una sigla PLC, dal primo in alto a sinistra all'ultimo in basso a destra. Che sia una input, un relay, un output, tutto deve essere ben specificato.
Una volta fatto questo, una volta fatta la tabella in cui scrivete anche come cablate i pulsanti, che lo decidete voi quello lì. Il P-Start, aspetta che ingrandisco, il P-Start qui è un pulsante aperto, bene, prendo un pulsante aperto, lo cablo aperto e me lo scrivo. Il P-Stop è un pulsante chiuso, lo cablo chiuso, me lo scrivo, ma attenzione, dopo dobbiamo fare il ladder di questa roba. Ricordatevi la regoletta contatto normale, contatto negato delle input. Ricordatevela, se non ve la ricordate, prendete la dispensa che vi ho dato, quella penso, no, ve l'ho stampata quella lì, giusto? Se l'avete, perché ve l'ho consegnata in mezzo alle 4, aspetta, vi ho dato, datasheet, PLC, inverter 1, inverter 2, sì, ce l'avete, andate a guardare a pagina XYZ, non mi ricordo, e guardate questa cosa, state attenti, e con quello dopo fate il ladder, ok? Stamattina ho ricevuto, ho guardato stamattina, me l'ha mandato ieri sera, uno schema che era fatto bene, l'aveva corretto, l'aveva fatto bene, e il ladder era cannato per questa cosa. Uno, non dico chi, sempre per la privacy. Quindi occhio, eh. Tu decidi come cablare il pulsante. Se tu lo metti chiuso e lo cabli chiuso e ti serve chiuso, perché qui è un pulsante chiuso, dovrai mettere un contatto normale nel ladder. Se tu me lo metti negato, questo pulsante si trasforma in pulsante aperto. E va venga bene. Ok? Allora, com'è la regoletta? Ripassiamola finché siamo qui. Tanto non è tempo perso. C'è qualcuno che si è svegliato adesso. Chi è? Binfo Schiavo, arrivato adesso. Aspetta che lo segno, se no così da noi lo sa. Schiavo arriva alle ore 10:55. Bene, Alve. Ok. Guardiamo la regoletta. Aspetta che qua c'è un messaggio. Prof, ha visto l'email che ho mandato ieri sera? Ecco, infatti parlavo proprio di te. Io ti ho risposto, Daniele, anzi, tu mi hai mandato due mail, una alle 21.00 e una alle 21.06. Io pe ho pensato che fossero la stessa email e ho risposto, ho guardato solo i file allegati alla prima email, quella delle 21.00, ti ho risposto. Ti ho anche chiesto, sono uguali i file delle due email o in quella delle 21.06 c'era un aggiornamento? Io ho fatto l'errore di guardare quella, la precedente, devo guardare l'ultima. Quindi vai a vedere la risposta e rispondimi così, se devo guardare meglio, guarderò quella dopo. Se invece sono uguali alla stessa email, allora ti ho già risposto e ti posso dire che hai cannato il ladder per quel motivo che stavo spiegando adesso. Allora, torniamo, dicevo, a dire la regoletta. Un attimo qui la mia bella lavagna e torno a ingrandire. Allora, contatto normale. Com'è il contatto normale? È così. Così. Così, così, sembra quasi il simbolo di un coso, di un condensatore. Allora, se uso il contatto normale, allora, regoletta, anzi, cablato, più grande, aspetta che lo faccio più grande, 40, cablato. Cosa vuoi fare? Adesso lo spiego cosa voglio fare. Una specie di schema. Allora, questo lo spostiamo leggermente più a sinistra. Questo lo spostiamo, che poi basta fare così, un pochettino più a destra. Ok. Allora, cablato, prendo il blu. Grazie. Devo scrivere. NO. Se è cablato, NO. E uso un contatto normale. Che cos'ho alla fine? Ho un contatto, parlo alla fine dell'impianto, quindi usando il PLC, ho un contatto aperto o un contatto chiuso? Chi è che mi risponde? No, esatto, NO, aperto. Se io ho un contatto NC, normalmente chiuso, e uso un contatto normale. Che cos'ho alla fine? NC, esatto. NC. Esatto, Perché perfetto. se fosse, come ha detto lei prima, se fosse negato, va poi a fare un effetto contrario e Esatto. sarebbe Adesso diventato infatti lo chiuso. Se mi sembra. facciamo anche per quello. No, cosa sto facendo? Ecco. Aspetta, mettiamo più centrale.
Lì si capisce. Sì, non è proprio. È un po' sbilenco, eh? Allora, tira giù. Eccolo lì. Bene. E poi questo lo spostiamo un po' più in là. Perché non sembra, ma avere anche degli schemi ordinati ti ordina le idee. Quindi è più chiaro. Ok, scendo un po'. Però devo. Che due scatole. Devo allargare la lavagnetta. Ok, allora. No, torno qui. Ok, cablato. Cablato lo tiriamo un po' più su, così è più serio. Bene, adesso facciamo sta cosa qua. Prendo un contatto e me lo copio, me lo metto qua sotto, però adesso il contatto io lo faccio diventare così, che si chiama negato. Allora, facciamo anche qui il giochino delle frecce. Così. E così. Bene. Qui c'è un pezzo da togliere. Ok. Allora, facciamolo di un altro colore, verde. Prendo la scritta. Ok. Io cablo un pulsante NO. Uso un contatto negato. Come diventa? NC. Perfetto, NC. Esatto. Quindi, trasformato un aperto in chiuso. Collegato. Bene, l'ultima manca. Cablo un pulsante NC. Come diventa l'uscita del contatto? Come diventa? No. Allora, NO diventa. Non so se Daniele ha risposto proprio adesso. L'NC. No, era quello di prima, scusa. Esatto, diventa NO. Ok? Allora, il contatto normale, ve lo torno a dire, cosa fa? Tiene quello che è cablato, infatti entra NO, esce NO, entra NC, esce NC. Il contatto negato, invece, fa il contrario, fa l'esatto contrario. Entra, è cablato un NO, diventa alla fine un NC. Entra un NC, me lo trasformi in NO. Questa, fategli lo screenshot, questa menata qui, che è proprio una menata, è uno schema proprio semplicissimo. Ma quando fate il ladder, tenetevelo davanti questo. Quindi, quando farete il ladder, tenete appunto questo, perché è il succo di tutto. È il succo di tutto. Anzi, per essere ancora più preciso, dovrei fare una cosa di... Come posso fare? No, vabbè. Penso che sia chiaro, dai. L'NO passa attraverso il contatto e diventa NO. Rimane NO. L'NC passa attraverso il contatto e rimane NC, invece nel negato... L'NO passa attraverso il contatto negato, diventa NC, e l'NC passa attraverso il contatto negato, diventa NO. Memorizzatevela questa. Anzi, no, memorizzatevela un tubo. Adesso vi do 5 minuti, ve lo copiate su un foglio grande come un A4. Ve lo copiate. E da oggi, quando farete il lavoro su queste cose qui, ve lo tenete attaccato con un merletto da qualche parte davanti. Adesso ve lo copiate. 5 minuti ve lo copiate. E non fate la vecchia, copiatelo. No, 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 dovete copiarlo adesso. Lo so che fate la vecchia, copiatelo. Prendete un foglio, una matita o anche una penna, questo qui deve rimanere, non è da cancellare, e lo fate subito. Dai. Copiatelo che è importantissimo. Oh, mamma mia.
Ancora 2 minuti, eh? Avete fatto? Qualcuno ha fatto? Dovete farlo, eh? Non fate la vecchia. Fatto, fatto bene. Fatelo bene e fatelo grande, così ve lo tenete davanti. Porca ragazzi, fatica. Ah boh, l'avete fatto tutti, a parte quei due che mi hanno scritto che l'hanno fatto. Stefani, tu l'hai fatto? Vediamo. Vediamo se c'è Stefani o se ha messo il pilota automatico. Poi è scappata via. Stefani, l'hai fatto tu? Selasi, tu l'hai fatto? Stefani è andata via. Sì, ieri stavo passando quelle che abbiamo studiato e ho copiato. È impossibile ieri, te l'ho fatto adesso, non c'entra ieri. Adesso, questo qua. No, quelle che abbiamo fatto, questo abbiamo fatto, vero? L'abbiamo Sì. già fatto, sì, però l'hai fatto, l'hai ricopiato bello grande questo adesso. Sì. Ah, bene, ok. Michael, tu l'hai fatto? Lugli, tu l'hai fatto? Cavallo, tu l'hai fatto? Daniele, tu l'hai fatto? Sono in macchina? Come sei in macchina? Cosa fai in macchina? Cosa fai in macchina? Sì, prof. Cosa fai in macchina, Daniele? Cioè, dove stai andando? Al mare? Gli altri proprio non mi rispondono, vuol dire che non ci sono. Ero a fare una visita. Dove? Al museo? Battuta, vabbè, dai. Ok, basta. Basta, basta, basta. Allora, vedete che chiudiamo questa roba qui. Lì. Ah, mi ha cancellato quello là. Vabbè, fa gli stessi. Va bene, allora, andiamo avanti con i nostri. Ho perso quello che mi serve qua. Eccolo qua. Siamo arrivati qua ieri, giusto? Allora, prendiamo la dispensina dell'inverter. Andiamo avanti. Oddio, cos'è sto sibilo? Ho sentito un sibilo. No, pensavo fosse qualcuno che dovesse parlare. Allora. Andiamo avanti a parlare di inverter. Troppo grande, 180. Allora, questo non l'abbiamo fatto, no. Ok, no, no, giusto, giusto, nuovo. Allora, avete preso la dispensina? Così andiamo avanti con sta roba qua che è importante. L'avete? La dispensina a parte Daniele che è in macchina. Non leggere in macchina, sennò poi ti viene il vomito. Ce l'avete gli altri la dispensina?
Vabbè, chi tace acconsente. Allora, adesso parliamo proprio dell'inverter, eh? Anche prima parlavo dell'inverter, però entriamo un pochettino più, sempre più nel pratico. Volevo fare una domanda, prego con la domanda, prima che inizio, vai. Per quanto riguarda, vabbè, la tesina numero 5, ovvero degli schemi, quindi bisogna fare anche la versione PLC, giusto? Sì. Bisogna fare versione elettromeccanica e versione PLC, tutte e due. Ok, grazie. Prego. Allora, aspetta che chiudo perché qua stanno facendo le pulizie. Così c'è meno casino. Allora, dicevamo. Allora, come già illustrato nell'introduzione, ieri, l'inverter è un dispositivo elettronico che in pratica genera una tensione trifase a frequenza liberatamente scelta dall'utente. Attenzione, questo ve l'ho detto l'altro giorno e ve lo ridico adesso. L'inverter, o meglio, gli inverter possono essere di due tipi. Adesso, a parte quello che abbiamo detto ieri, cioè frequenza fissa e frequenza variabile, adesso noi lavoriamo sui drive, quindi frequenza variabile. Ne abbiamo un tipo che possiamo alimentare a 230 volt, quindi fase neutro. E ne abbiamo un altro tipo che possiamo alimentare a trifase, quindi fase 1, fase 2, fase 3. Se noi prendiamo un inverter di quelli che possono essere alimentati a 230 volt, quindi in monofase, lui, l'inverter, ci dà fuori una trifase. Quindi noi, se volessimo alimentare un motore, adesso inizia il cane del vicino. Oggi silenzio non ne abbiamo. Se noi volessimo alimentare un motore trifase, ma non abbiamo la trifase in casa perché non c'è, in casa non abbiamo trifase. Bene, noi prendiamo un inverter monofase e possiamo far partire un motore trifase, cioè gli diamo proprio le tre fasi. Ovviamente, qual è la differenza? È che se è un motore è un motore fatto per andare 400 volt e gliene diamo 230, non è che l'inverter crea un aumento energetico. Diciamo che lui riesce con l'elettronica a dividere quello che arriva da una fase, lo divide su tre fasi. Quindi riesce comunque ad alimentare in modo proporzionale il motore. Morale della favola, questo motore non avrà comunque la coppia, quindi la potenza meccanica. E se, come se io lo alimentassi a 380 volt, 400 volt, okay? Però lui gira e ve lo farò vedere. Non credo oggi, ma nelle prossime puntate faremo, come vi ho detto, delle prove pratiche. In realtà potrei farvelo vedere anche adesso. Potrei farvelo vedere anche adesso. Adesso magari dopo, dai. Adesso andiamo avanti a leggere. Poi dopo, se ci rimane un po' di tempo, perché devo collegarlo bene, cioè, in realtà faccio presto, ci metto 5 minuti. Vabbè, dopo proviamo. Così mi dite anche se si vede bene oppure no. E anche se non si vede bene, dovrò fare così perché non ho alternative. Allora, vabbè, vado avanti. Tipicamente il campo di funzionamento in frequenza spazia da 0 a 100 Hz. Ma scusa, non ne abbiamo 50 noi? Sì, però abbiamo detto che l'inverter può aumentare la frequenza. Quindi può fare andare ancora più veloce il motore, teoricamente, perdendo la coppia. Dopo lo vediamo. O addirittura fino a 250 Hz in certi modelli. È vero. Però conviene, o meglio, nell'utilizzo pratico dell'inverter su un impianto di una macchina reale, non conviene fare questa cosa proprio perché perde la coppia. Quindi un motore che ti può spostare, dico un numero, 10 kg. Se lo faccio andare più veloce, rischia, non rischia, sicuramente te ne sposta 6, 5. Più va veloce, più perde coppia, quindi più non ha quella forza che dovrebbe avere se andasse con i parametri per cui è stato progettato e realizzato. Ok? A noi interessa soprattutto il range 0,50 Hz, perché dalla massima frequenza che abbiamo in rete noi possiamo ridurla. E quindi quali sono i benefici nel ridurre la frequenza? Questo l'abbiamo imparato ieri. Chi è che me lo dice? Cioè, riducendo la frequenza, l'inverter che cosa fa? Cosa rende possibile nel motore? Ridurre la frequenza con cui lo alimentiamo. Vai con le risposte.
Sono sempre quelle cose che abbiamo detto ieri e anche l'altro ieri, l'altro giorno. Dai, su via. Ragazzi, questa è una domanda d'esame. Perché viene usato l'inverter? Perché ha la possibilità di ridurre la frequenza. E questa che effetto ha sul motore? Il ridurre la frequenza. Cioè, che si riduce il consumo. Si riduce esattamente il consumo e anche che cosa? C'è una risposta, vediamo. Le Ok. velocità. Sì, non ho capito. Anche tipo la velocità. Sì, anche la velocità. Quindi noi possiamo, regolando la frequenza, quindi riducendo la frequenza, regolare la velocità e di conseguenza i consumi. Perfetto, risposta esatta. Allora, vediamo ora, sulla base dei concetti visti per i motori asincroni trifase, come lavora un inverter per garantirne una buona regolazione della velocità. Allora, modalità di funzionamento. Abbiamo visto nel capitolo precedente come si devono regolare la tensione e la frequenza per controllare la velocità di un motore trifase ad induzione, cioè i nostri. L'inverter è proprio il dispositivo atto a modificare frequenza e tensione per regolare la velocità del motore ad esso collegato. Questo tipo di inverter viene detto scalare. L'inverter procede quindi a regolare in modo proporzionale frequenza e tensione sulla base del comando esterno impartito dall'utilizzatore del sistema, che in pratica è il comando della velocità richiesta. Attenzione, che cos'è questo? È un potenziometro. Sapete cos'è un potenziometro? Lo sapete cos'è un potenziometro? Di solito si usa più in civile questa parola. Potremmo dire una resistenza variabile, forse era più o meno una cosa simile. Ma cosa si usa un potenziometro? Sì, per regolare la frequenza. Infatti, nell'inverter voi avete proprio un potenziometro che spunta, è tipo il volume della radio. Se è per regolare quello, esatto, giusto, lì, giusto. Allora, nota, sorry, in realtà l'inverter non aumenta la tensione sempre in modo proporzionale alla frequenza, ma alle basse frequenze tiene la tensione con valori leggermente superiori per garantire un maggiore flusso magnetico, in modo da sopperire le perdite del ferro. Allora, qui bisognerebbe vedere un grafico, vediamo se c'è. Eccolo qua. Qui si capisce, vedete? Allora, sotto abbiamo la frequenza. Che fate conto che qui nel punto massimo dove inizia il grafico è 50 e poi andiamo in giù. Qui abbiamo invece la U che è la tensione, cioè i volt. Allora, è stato detto che noi reg l'inverter regola la frequenza e di conseguenza in modo proporzionale cala quindi anche la tensione. Ma se noi dovessimo veramente andare fino in fondo, fino proprio anche all'ultimo pezzo, succede che nella parte inferiore del grafico, quindi a tensioni veramente ridotte, arrivano così pochi volt che probabilmente il motore non gira neanche. Succedeva, questa è una cosa pratica appunto, per spiegare questa cosa, quando eravamo in laboratorio, con dei motori un po' più grossi, quindi noi facevamo l'impianto con l'inverter, alimentavamo un motore, perché dovevamo vedere girare i motori, qualcuno ci metteva un motore un po' più grosso, che a frequenze tipo di 2-3 Hz il motore non girava perché c'era troppo attrito. Iniziava a girare da 5, 6, 7 Hz in su, quindi proporzionale ai volt. Allora, in certi inverter, per poter ridurre questo difetto, chiamiamolo difetto, quindi è un non poter far proprio girare il motore per motivi di attrito, probabilmente. Quindi bassi campi elettromagnetici, si fa una curva diversa, quindi rimane proporzionale fino a un certo punto di frequenza, poi dopo la U rimane costante. Perché? Perché altrimenti il motore non gira. E comunque anche fatto così probabilmente non gira, proprio a bassissime frequenze. Allora, qua
Con l'inverter è possibile, oltre a rallentare il motore rispetto alla velocità di targa, anche accelerare velocità maggiori, generando frequenze maggiori a 50 Hz, quello che vi dicevo prima. Ma. Attenzione. Quando l'inverter raggiunge la frequenza nominale contemporaneamente, raggiunge anche la piena tensione, ossia quella della rete di alimentazione. Cioè, quando noi lo alimentiamo a 50 Hz, gli arrivano i 230 volt. Se è un inverter a 230 o i 400 volt se è un inverter a 400. Dopo tale punto, quindi andando in su, salendo di frequenza, è ancora possibile aumentare la frequenza per ottenere velocità maggiori, ma non è più possibile aumentare la tensione, cioè aumentano gli hertz, 50, 52, 60, 70 Hz, ma la tensione più di così non può aumentare, quello che vi dicevo prima. L'inverter infatti non può elevare la tensione ad un valore più alto di quello con cui viene alimentato e, anche se fosse possibile aumentare la tensione, si danneggerebbe l'isolamento degli avvolgimenti del motore. Perché? Perché il motore è fatto per andare a quella tensione, come una lampadina. Vi ricordate quando abbiamo scelto le lampadine da datasheet? Dobbiamo prendere quella tensione. Se prendiamo quella maggiore, si brucia la lampadina. Se prendiamo quella minore, va male o non va proprio. Adesso stiamo parlando del caso di prendere la maggiore. Quindi anche questa cosa va rispettata anche per il motore, perché è sempre un utilizzatore. Succede così che aumentando la frequenza, oltre a quella di targa, l'inverter non rispetta più la legge di proporzionalità tra frequenza e tensione, entrando nella zona di indebolimento del flusso magnetico, che comporta per il motore un progressivo calo della coppia motrice, come visto nel paragrafo precedente, 2-3b. La zona oltre la frequenza nominale viene anche chiamata zona potenza costante. Quindi andrà più veloce, ma non può aumentare la potenza meccanica del motore. Okay? Allora, i grafici che seguono riassumono l'andamento di tutte le variabili elettriche e meccaniche in funzione della frequenza di un motore asincrono trifase, considerando il motore accoppiato con un carico meccanico che a 50 Hz assorbe la potenza nominale. Ecco qua. Allora, qui si vede quello che abbiamo spiegato prima. È lo stesso grafico di prima praticamente. C'è anche la corrente, però guardiamo bene. Allora, qui sotto abbiamo la frequenza. Quindi qui c'è 0, se vedete la manina, mi sposto a destra dove c'è Fn, arrivo alla 50, quindi la frequenza massima che c'è in rete. Di conseguenza, in modo proporzionale, salendo qui la retta di costante, diciamo del rapporto Vf, vedo che arrivo alla UN, quindi la U nominale, la tensione, i volt, che sono quelli con cui io alimento l'inverter e quindi il motore. Scendendo con la frequenza, vedete, scende la curva e arriva a un valore di tensione ridotto. Quindi il motore viene alimentato praticamente a una tensione ridotta, ecco perché va più piano. Però tutto parte dalla regolazione della frequenza. Se io vado a eccedere negli hertz, quindi aumento, mi sposto ancora più verso destra, vedete che la retta qui, ciano, di colore ciano, rimane costante, perché come c'è scritto sopra, non può aumentare i volt, l'inverter, aumenta solo gli hertz. Quindi, aumentando gli hertz, il motore magari gira anche più velocemente, però non riesco ad avere la potenza meccanica del motore, che rimane a quel livello lì. Qui cosa vediamo anche importante? Vediamo la corrente. Quindi è segnata anche la corrente che è sempre costante. Cioè, in base al motore che io gli vado a collegare, quindi se è piccolo e qui se è un po' più grande, un po' più alta, però è sempre costante la corrente e la potremo anche misurare e lo vedremo, spero, di fare in tempo. Quindi qui vedete quello che poi vi spiegavo ieri. Se la formula della potenza P è uguale V per I, la I è costante, quindi ha sempre quel valore. Mettiamo 1 ampere, 5 ampere, quello che volete. Ma non è costante la tensione, quindi man mano che cala o aumenta la tensione, cala o aumenta anche la potenza assorbita. E lì abbiamo il risparmio energetico. Quindi se io il motore ho necessità di farlo andare lento e ha una, ten diciamo una tensione che non è quella nominale, ma è la metà oppure anche meno, la potenza sarà la potenza, diciamo, assorbita sarà sicuramente ridotta rispetto a un paragone fatto con un motore che va alla stessa velocità, ma ridotto tramite un dispositivo meccanico, cioè il moto riduttore, come vi ho spiegato ieri, dove là però il motore va sempre a manetta. Quindi
Quindi la consuma sempre al massimo, nonostante magari il nastro trasportatore che porta le bottiglie deve andare lento. Ok? È questa la grande potenza dell'inverter, fare questa regolazione, quindi consumare molta meno corrente. Che detta così sembra, dici, vabbè, consumo un po' meno. Pensate a un'azienda che ha, non so, 175 motori che lavorano, tutti dei nastrasportatori, valvole, non valvole, tutti tanti motori, 180 motori. Oh, ma ragazzi, ma se io inizio a consumare meno per 1, 2, 3, 10, 20 motori, alla fine del mese la bolletta cala. Vi dico questa cosa che vi ho anche già detto. Io 10 anni fa ho lavorato per alcuni anni in uno studio di ingegneria dove progettavamo degli impianti. E non solo, loro, non io, ma altri miei colleghi facevano anche un altro lavoro. Diciamo che guardavano, facevano una consulenza relativa ai consumi, ai fornitori, quindi ai consumi energetici delle aziende. Allora, c'erano dei nostri clienti che erano delle ceramiche che avevano delle bollette mensili di 20, 15, 22 mila euro. Quindi se tu hai una bolletta energetica di 15, 10, 20 mila euro al mese, vuol dire che di corrente ne usi. E se tu hai la possibilità di consumare meno anche comprando degli inverter e metterli su quei motori che prima andavano, ma devono andare anche dopo, ma solo perché andavano più lenti, prima li facevi andare sempre a buco, capite cosa vuol dire a buco, vero? A manetta, dopo vado a consumare molto meno. Allora è lì che si fa l'investimento, quindi compro l'inverter, lo metto su tutti i motori, e devo spendere dei soldi per comprare questi inverter, ma dopo invece che avere la bolletta da 20.000 ho la bolletta da 8.000, 9.000, 12.000, decisamente meno. Allora io devo spendere tanto all'inizio, però cosa succede? Che con il risparmio che dopo ho mese per mese, io vado a ripagarmi l'investimento fatto X mesi prima o X anni prima, e poi dopo è tutto di guadagnato. Ma nel momento in cui ho già montato l'inverter e funziona, anche l'ambiente ci guadagna, perché devo consumare molti meno kilowattora rispetto a prima, e quindi devo bruciare meno carbone. E ecco perché tutto il discorso che facciamo sempre è sempre legato. Perché al di là che la corrente la usiamo per far girare dei motori o accendere le lampadine, se noi possiamo consumare meno corrente, ne andiamo a produrre di meno e andiamo a bruciare meno. Punto. Questo discorso ovviamente non vale se noi avessimo il nostro bel impianto fotovoltaico sul capannone dell'azienda, che poi non è vero, perché io comunque ne consumo meno, l'altra la rimetto in rete, qualcosa me la pagano poco perché c'è lo scambio sul posto. Però dicono piuttosto che niente, le mie piuttosto, cioè piuttosto che niente è meglio piuttosto, vero? Oppure c'erano anche dei contratti in cui magari te la vendevano a più soldi, dipende il GSE all'epoca quando uno ha fatto quell'impianto, come era regolato. Il GSE diciamo che è il gestore di tutta l'energia, quindi quello che ti dà gli incentivi, ti dà dei soldi, ti permette di collegarti alla rete con l'impianto, tante, tante cose, è una cosa abbastanza complessa. Però diciamo che è quell'ente che gestisce tutti gli impianti fotovoltaici almeno, e anche eolici, tutta la parte di energia elettrica. E non solo, non solo energia elettrica. Ok. Ecco, qui invece vediamo il discorso di prima, che se noi è lo stesso grafico di prima, ma fa vedere che la potenza assorbita rimane quella, vedete potenza. Invece cala la coppia. La coppia è quello che vi ho detto, la potenza meccanica, chiamiamola così. Quindi il lavoro meccanico che può fare quel motore. Quindi il mio motore, se va a 50 Hz, quindi a 1300 giri o meno, mi garantisce che riesce, tra virgolette, a sollevare quel peso. Se io lo faccio andare più veloce, anche la va più, non ce la fa più. Invece che sollevare 25 kg, me ne solleva 14. Però se la mia macchina prevede che deve sollevare 25 kg, non posso andare più veloce perché dopo non lo solleva più. E poi si rompe anche. Ok? Quindi torniamo a dire, si può fare a livello sperimentale con un motore a vuoto e ci proverò a guardare quando lo faremo, ma non ha una ragione di essere dal punto di vista meccanico. Quindi non è praticamente fattibile questa cosa, cioè non serve a niente praticamente, ecco, questo voglio dire. A meno che il mio carico è nullo, cioè se devo far girare delle bandierine, non lo so, una roba che pesa un netto,
su un motore che potrebbe spostare 25 kg, allora dico, me ne frego, allora posso farlo, però sì, non capita. E poi andare così veloce cosa serve? Andare a mettere il motore alimentato a una frequenza di 100-200 Hz, cosa serve? Lo faccio girare a 6.000-10.000 giri al minuto e cosa mi serve? A niente, un ventilatore, anche quello però spinge l'aria e fa fatica. Vabbè, così. Nota. Si deve inoltre tener conto che a frequenze più elevate del valore di targa le perdite nel ferro aumentano in modo molto marcato, quindi cala il rendimento del motore. Nota 2. Gli inverter sono detti anche a tensione impressa, visto che la corrente è determinata dalle condizioni di carico del motore. Vabbè, questa non ci interessa. Inverter vettoriali. Qua c'è un po' di teoria abbastanza spinta, ma la leggiamo e proseguiamo. Allora, concetti generali. La corrente elettrica, quando alimenta componenti induttivi, parentesi, domanda, quando parliamo di componenti induttivi, di cosa stiamo parlando? Di un'induzione elettrica. Bene, risposto bene. Che cos'è l'induzione elettrica? Altra domanda da esame. Chi è che me la risponde? Quando è che abbiamo un'induzione elettrica? Anche con degli esempi, magari, per aiutarvi. Ne abbiamo parlato di induzione diverse volte, in diversi casi, per diversi componenti. Non spingete, non spingete. Ragazzi, induzione, domanda da esame, ce l'avete fra 2 settimane. L'esame. Quando è che abbiamo dei fenomeni induttivi? Oh, mamma mia. Ragazzi, oh, c'è una risposta. Chi è? Con il surriscaldamento? No, non mi piace come risposta. Possiamo anche fare del calore con l'induzione, però o mi fai l'esempio specifico oppure potrebbe anche essere una domanda proprio sbagliata. Quindi io non te la do sbagliata perché magari tu pensavi una cosa, allora però non è proprio correttissima. Ragazzi, di cosa stiamo parlando adesso noi? Oggi e ieri, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei motori alimentati con l'inverter, giusto? Il motore è una macchina induttiva oppure no? Mamma mia, tocca tornare su. Cosa abbiamo fatto ieri? Dov'è quel disegnino stupendo, quello schema? No, più su, più su, più su. Regia, vai su, vai su. Dov'è, dov'è, dov'è? Ah, questo qua. Che cavolo è questo? L'abbiamo visto ieri. Che cos'è questo? Con il surriscaldamento sì. Sì, che cosa? Non ho capito. Che cosa sono questi? Li abbiamo fatti ieri. Ve li ho spiegati ieri. Li abbiamo letti e spiegati ieri. Cos'è questa cosa? Questo disegno qui con uno giallo, due rosso e tre blu. Sembrano quasi i codici delle ambulanze. Il giallo, il rosso e il blu. Poi c'è anche il verde e il bianco prima del giallo, vabbè. Che cos'è questa immagine? Quella l'ultima, questa qui con questi colori 1, 2, 3. Oh, ragazzuoli, mi cadono le speranze, come si diceva. Sono gli avvolgimenti del motore. Cosa servono gli avvolgimenti del motore? Per creare un campo elettromagnetico induttivo, rotante. Il campo elettromagnetico si dice un'induzione, praticamente rota diventa rotante e l'albero del motore gira perché c'è questo campo magnetico, questa induzione è rotante. Il trasformatore, che cos'è il trasformatore? Siamo arrivati qua. Che cos'è un trasformatore? È una macchina statica che funziona per induzione elettrica. Riduce la tensione o la alza, mantiene costante la potenza, però lavora per effetto induttivo. Ci sono i due avvolgimenti, il primario e il secondario, sono vicini, uniti da un materiale ferromagnetico. L'induzione della cucina, il piano di cottura di induzione, che cos'è? È un dispositivo che tramite un campo elettromagnetico con determinati materiali crea calore, è quello che dicevo prima da lì, surriscaldamento, che lì non è un surriscaldamento perché
un surriscaldamento è una cosa negativa, cioè c'è un pericolo. Un riscaldamento, invece, come nel piano di induzione, ci cuocio la minestra, faccio bollire l'acqua per fare la tisana la sera, quindi va bene quel calore lì. Ah, però avevo capito nell'altro senso il significato di induzione. No, l'induzione è qualcosa che noi utilizziamo, cioè il campo elettromagnetico usato per fare qualcosa. Allora, qui stiamo parlando di motori elettrici, girano perché c'è un campo elettromagnetico induttivo, che, rotante, che li fa girare. Ok? Allora, diciamo, torno a leggere. La corrente elettrica, quando alimenta componenti induttivi e non solo resistivi, si sfasa di un certo angolo φ rispetto alla tensione. Questo fenomeno in elettrotecnica viene spiegato con i vettori, in particolare con il vettore corrente attiva, che è in fase con la tensione, e con il vettore corrente induttiva, che invece è sfasato di 90 gradi elettrici in ritardo rispetto alla tensione. Nel motore elettrico, la componente induttiva della corrente serve per produrre il flusso magnetico, componente induttiva, dal quale dipende la coppia. La componente attiva, invece, è quella che produce lavoro meccanico. Controllando queste due componenti, nonché la tensione e la frequenza con cui si alimenta il motore, si riesce a controllarne la velocità con molta precisione, tanto da raggiungere quasi le prestazioni di azionamento in corrente continua. Maggiore precisione ancora si raggiunge installando sull'asse del motore un encoder, dispositivo che trasmette al motore la posizione angolare del rotore. L'encoder è appunto un dispositivo che va a vedere a quanto gira qualcosa, quindi misura la velocità. Aspetta che ve lo faccio vedere. Perché quando si usano le macchine, specialmente con inverter PLC, si usa molto l'encoder. A scuola ne ho uno, ma sono sincero, non l'ho mai usato. Vediamo se ce n'è uno. Sembra quasi un motorino. Aspetta, vediamo se c'è un'immagine. Tipo questo, dai, aspetta che lo apro. Cos'è dell'Omron anche questo? L'Omron fa tutto quello che è automazione. Vedete questo? Sembra un motorino. Però fa il contrario. Cioè tu devi mettere l'albero. Guardate che si può ingrandire. L'alberino qui lo devi collegare, provate a pensare di collegarlo all'albero del motore che gira. Lui quindi viene messo in movimento da un organo meccanico che gira e tramite dentro dei collegamenti elettronici manda con dei cavi, qua si vedono i cavi, i fili, manda dei segnali a qualcosa che li legge. Quindi questo è un encoder. Diciamo che ti va proprio a misurare la velocità e non solo la velocità. Ti può anche dire in che posizione magari si è fermato l'albero del motore oppure un nastro trasportatore. Fate conto, per esempio, immaginate questa cosa. Io ho un nastro trasportatore che porta dei pezzi che devono essere forati con un trapano. E immaginate un trapano a colonna fisso sopra che viene giù. E questo nastro che porta i pezzi, a un certo punto si ferma il nastro e il trapano scende, deve fare il buco nel centro esatto. Poi manda via il pezzo, ne arriva un altro, si ferma lì. E viene fatto il foro al centro del pezzo. Allora, se il pezzo è 2 mm avanti, 2 mm indietro, il foro non viene fatto nel posto giusto. Con l'encoder, il sistema, quindi il PLC con l'inverter e tutto, sanno esattamente dove si trova il pezzo in quel momento lì. Quindi non posso fare un movimento con dei secondi, con un temporizzatore, perché magari la macchina precedente che posiziona i pezzi li mette in ordine sparso, diciamo, non sempre precisi nel tempo. Allora magari c'è una fotocellula che vede quando arriva il pezzo, comunica con il sistema, quindi una input, comunica al PLC insieme all'encoder e insieme sanno esattamente dove si trova il pezzo, in modo che il pezzo venga fermato, cioè il nastro venga fermato per posizionare il pezzo esattamente nel punto dove il trapano deve scendere per fare quel foro. Qui parliamo di componenti messa ganda su nera e clacson che loro, boh, non lo so, mi disturbano, scusate. Va a fermare il pezzo esattamente nel punto esatto dove deve scendere il trapano. Quindi qui parliamo di impianti complessi, però questo qui è uno strumentino molto, molto simpatico e molto utile e si usa spesso. Ok, bene. Appendici, effetti collaterali.
ci sono gli effetti collaterali a usare l'inverter. Allora, disturbi elettromagnetici? No, eh sì, l'avevamo già detto. Quando parlavamo della normativa sul contenimento dell'inquinamento elettromagnetico, quindi di dover posizionare componenti elettromagnetici in modo che non si disturbino a vicenda un po' più lontani o con delle barriere, eccetera, ecco, abbiamo nominato l'inverter all'epoca. L'inverter è un componente elettrico-elettronico che causa molti disturbi. Leggiamo un po'. L'inverter a frequenza variabile per la regolazione della velocità dei motori, cioè i nostri, sono dei veri e propri generatori di disturbi elettromagnetici. Vacca boia. Vabbè. I sistemi elettronici attualmente contenuti negli inverter, infatti, non generano una tensione sinusoidale, ma la limitano, generando degli impulsi ad alta frequenza, 4-8 kHz, la cui risultante matematica è appunto una tensione di forma quasi sinusoidale. Tutto ciò comporta svariate problematiche di tipo elettrico, disturbi irradianti nell'ambiente attraverso i cavi che collegano al motore, detti EMI, o disturbi RF. Tipicamente questo problema si risolve utilizzando cavi schermati che coprano tutto il percorso della morsettiera di uscita dall'inverter fino alla morsettiera del motore. Cos'è un cavo schermato? Voi avete mai sciapinato, lavorato nei cavi d'antenna? Un cavo d'antenna, l'avete mai visto come è fatto dentro? No, beh, allora ve lo faccio vedere io adesso se lo trovo. Cavo schermato. Vediamo se c'è qualcosa. Qualcuno mi risponde intanto. Sì, benissimo. Allora, vediamo. Ah, come, guarda qua che bello questo. Qua mi piace un sacco. Vediamo se si apre un po'. Ah, non abbiamo mica fatto la pausa oggi. Bene, facciamo due la prossima volta. Allora, si vede? Si vede malissimo, no, non mi piace. Ne vogliamo che si veda meglio. No... Ah, eccolo qua, guarda che bello, guarda che bello, qua è bellissimo. Questo qui non è bellissimo, è stupendo. Sembra che voi lo vediate. Sì, si vede, ok. Allora, è tipo cavo d'antenna, però se mi sposto me lo toglie, maledetto. Allora non posso farvelo vedere. Lo guardiamo così senza indicare, senza mouse. Allora, il cavo è la parte più a destra, quella diciamo di, non è rame, sarà alluminio forse, comunque è un metallo, dove passa il segnale probabilmente, non probabilmente, dove passa il segnale. Poi c'è una, se mi sposto verso sinistra, c'è una parte di gomma, vedete quella bianca che lo avvolge, e poi dopo c'è questa maglia, che a sua volta poi viene ricoperta dalla gomma. Ecco, quella maglia lì è appunto una maglia di materiale metallico che va a contenere le radiazioni che vogliono uscire. Perché questo? Perché qui si parla di impianti d'antenna, l'impianto d'antenna deve portare un segnale, ma questo segnale, man mano che il cavo è più lungo, perde questo segnale, si disperde, ha delle perdite di carico continue. Ok? Allora, mettendoci questa maglia intorno, il segnale si disperde molto, molto, molto meno e rimane lì. Quindi posso fare delle tirate un po' più lunghe. E questa è la stessa cosa qui parla per i cavi che alimentano i motori. Quindi teoricamente, a scuola non lo facevamo, ma teoricamente, se dovessimo fare un impianto con l'inverter, il cavo che va a dare alimentazione al motore dovrebbe essere schermato. Ok? Fino proprio addirittura dice alla morsettiera del motore. Va bene, andiamo avanti. Disturbi condotti verso la rete di alimentazione, quindi tornano indietro, attraverso lo stadio di ingresso dell'inverter. Anche questi problemi sono risolvibili, ma impiegando delle reattanze o filtri di ingresso che il costruttore dell'inverter può fornire a parte o talvolta già incorporati con l'apparecchio. Quindi, visto che i drive, questi inverter, abbiamo detto anche ieri, fanno problemi anche indietro, cioè a monte. È quel discorso che vi dicevo ieri, che poi dopo l'azienda che ci vende la corrente elettrica, appunto perché questi disturbi ci dà poi delle bollette salatissime. Allora, nell'inverter va montato un filtro. Vediamo se troviamo qualcosa da farvelo vedere. Perché a scuola ne abbiamo uno, ma è un inverter che non usiamo mai. Filtro inverter. Vediamo se si vede. È una scatolina. Ecco, tipo queste scatoline qua. Vediamo di aprirne uno, tipo questo qui, dai. Passa dentro di lì la corrente prima di alimentare l'inverter.
Quindi va collegata questa scatolina che fa da filtro in modo che va a ridurre queste, come dire, onde che inquinano la rete a monte. Bene. Poi armoniche di corrente causate dai raddrizzatori di ingresso dell'inverter. Questo problema è un po' più complesso da risolvere, può essere affrontato a livello di singolo inverter o a livello di impianto con filtri per armonico. Quindi qui c'è un altro tipo di filtro, sempre da mettere all'ingresso dell'inverter. Problematiche legate al motore. L'inverter in pratica alimenta il motore con un'onda quadra. Quindi immaginate il solito grafico. Aspetta che lo torno a fare. Il solito grafico. Nuovo, no, quello della corrente alternata. C'è già bene. Allora facciamo il grafico. Allora, se fossimo in un ambito normale, perché? Mamma mia, com'è permaloso. Peggio di me. Le. Ok. Allora, se fossimo in un caso normale, noi abbiamo una corrente alternata che è fatta, perdonate il disegno un po' bruttina, fatta male, è fatto così. Vabbè, poi aumenta. No, con l'inverter invece abbiamo un'onda quadra. Quindi, deve star su. Vabbè, comunque, fatto così. Circa. Questo anche per gli inverter, quelli da civile, quelli a frequenza fissa, quelli dell'impianto fotovoltaico. Quindi abbiamo la corrente che arriva da fuori, che è una sinusoidale normale. La corrente che ci spara fuori l'inverter dall'impianto fotovoltaico è sempre una quadra, però diciamo che va bene lo stesso, cioè non fa dei grandi danni. Cioè possono andare insieme. Le commutazioni veloci che effettua causano in pratica dei fronti di tensione dove si ha un'elevata dV/dt. Questo provoca sollecitazioni marcate agli isolamenti del motore, per cui tipicamente si sovradimensiona lo stesso di un 10%. Quindi si prende un motore più grande. Correnti indotte ad alta frequenza sul rotore che tipicamente si scaricano a terra attraverso i cuscinetti del motore, provocandone un'usura eccessiva. Quindi questi qui sono dei danni che partono da un punto di vista elettrico, che però vanno a fare proprio sul motore stesso. Ok, fine. Non è vero. Vabbè, qua c'è il copyright del tipo, però dice che a scuola lo possiamo usare perché. Allora, questa dispensa è finita. Abbiamo 10 minuti. Vediamo se riesco a fare questo esperimento. Dai, provo a collegare il motore che ho all'inverter, quello da solo che ho. Però devo fare tutto il montaggio qua del baracchino. Quindi datemi un attimo che provo e poi devo usare il cellulare però per fare questo lavoro, quindi devo fare solo un po' di spazio. Come faccio? Qua lo appoggio qua sopra. Vediamo. Allora, intanto devo togliere la condivisione. No, prima prepariamo questo qua. Dopo. Tolgo la condivisione. Così posso anche guardare un po' quello che faccio. È il bello della diretta. Facciamo, la fate adesso la pausa mentre preparo il computer, anche se ormai abbiamo finito. Se non faccio in tempo, lo faremo poi martedì questo lavoro. Dai, mi imbalzo. No, grazie. Mi voglio imbalzare. Allora, così qui riesco a vedere quello che faccio. Sto ancora presentando? Sì. Ma perché? No, non sto presentando, vero? Ok. Allora, adesso devo attivare questa. Devo attivare questa. Cambia fotocamera. Allora, dovete provare a spostarvi sull'altra mia webcam, quella del cellulare, che ieri dicevate
andava un po' male. La riuscite a vedere? E poi ci mettete la pinzatura, così la vedete meglio. Sì, si vede un po', non si vede perfettamente, però lo vedete il mio, lo riuscite a vedere? Riuscite a vedere me che mi sono spostato qua? Sì, boh, dai, non è proprio sgranatissimo, vero? Ok, allora, aspetta un attimo. Allora, qui c'è il motore. Guarda che bello. Oh, siamo alla televendita. Allora, ve lo do per 10.000 lire. No, 10.000 lire non ci sono più. 10 euro. Più io. E qua c'ho l'inverter. Vediamo un po' se iniziamo a fare. Sì, un po' sfocato. Però, raga, fuori faccio come posso. Io sto lavorando con il telefono e il computer. Dal computer vedo quello che vi sto proiettando. Ho dovuto fare una pila di libri per montarci la telecamerina. Adesso sto a vedere che se mi va via la corrente di casa sparisce tutto. Allora, prima di dar corrente, e poi spero che vada ancora, perché l'ultima volta l'ho usato l'anno scorso, questo inverter qui. Allora, qui dopo devo andare ad attaccare dagli corrente, ma lo faccio alla fine. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo un inverter, che è questo, è un po' sfasato, vedo da quando parlo a quando agisco. Allora, alimentato, qui c'è l'alimentazione, se si vede, a 230 volt, quindi qui c'è una spina di alimentazione a 230 volt. Qui ho un piccolo quadro elettrico, dove c'è un interruttore magnetotermico differenziale e alcune cose per poter far andare il PLC, scusi, il PLC, l'inverter, e poi ho il cavo di uscita che vado poi a collegare a questo cavo che collegherò poi al motore. Io non so se faremo in tempo perché devo cablarlo e mi ci vogliono alcuni minuti, però intanto proviamo, se non ce la faremo, ce la faromolo. No, dico, la faremo la prossima volta. Ok, ah, però qui devo. Ma un mammut lo prendo. Si è preso un mammut. Ecco, no, non so per morsetti. Ma avevo preso un mammut. Non dei mammut. Ma dai, li avevo presi, non ci sono. Forse qui. No, mi sembrava di averne presi. Ma dai, li avevo presi. È anche una matita. Vabbè, niente, ma mio. Morsetti. Vabbè, proviamo con i morsetti, però mi sa che sono un po' piccoli. Sai qual è il problema? Che c'è il morsetto, che ho paura che non ci vada dentro. Ma dai, li avevo presi, non è? Allora, verranno fuori quando non mi servono. Devo sperare un po' di più. Se magari c'è un gas dentro. Senza farmi male un dito. Vado a fare un corto da paura. Ma no, dai, forse ce la caviamo a non farlo. Uno è andato, dai. Guardate il laboratorio a casa, portato. Allora, ne mettiamo un altro. Andate via questo weekend?
Sono qua, Marcello. Ah, già finito? Sì, Allora, quasi. ragazzi, allora finiamo. Lo facciamo la prossima settimana, allora. Allora, Marci, ti volevo dire, mi è arrivata adesso, sono molto felice di questa cosa, la comunicazione che hanno variato il calendario della prossima settimana e di quella dopo. Quindi? Per cui è saltato fuori che devi fare un'ora in più Marella e Sì? devi fare delle ore in più anche tu. Come faccio? Quindi, in sostanza, no, ma tra l'altro il paradosso assoluto è che secondo loro tra lunedì, martedì e mercoledì della settimana successiva ancora, noi dovremmo fare 10 ore, che per me è totalmente folle. Sì. Quindi se tu sei d'accordo, io le anticiperei un po' alla prossima settimana. Allora, tu devi fare in totale 12 ore, che sono 2 per 4, 8, più le altre 4 previste, più altre 2, cioè hai 2 ore in più. Beppe Sì. Merella ha un'ora in più e devo fare 3 ore io. Quindi, ergo, se tu sei d'accordo, io ti metterei, facciamo 2 giorni la prossima settimana dove facciamo fino all'una. Scegli Sì. tu quali, quelli che ti piacciono maggiormente. Ah, poi dobbiamo fare anche la chiusura dei E progettori, poi gli diventano. altri due facciamo la chiusura dei due progettori, che io farei così. Quindi noi abbiamo praticamente lezione martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Sì. Mi dici quali giorni facciamo fino all'una e quali giorni facciamo fino alle 12:30 perché c'è la chiusura del progettore. Quindi comunque dobbiamo fare sempre fino a oltre l'una, però, perché tra una cosa e l'altra. No, 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 sono 2 ore in più che noi dobbiamo fare. Capito, però se dobbiamo fare anche la chiusura del progettore, dobbiamo fare almeno mezz'ora e andiamo poi tutti i giorni No, avanti tra l'una. no, facciamo mezz'ora la chiusura del progettore, solo mezz'ora. Allora, no, fai martedì e mercoledì. Oh, facciamo così. Va Martedì e mercoledì fino all'una? bene. Allora, martedì e mercoledì fino all'una. E poi facciamo giovedì e venerdì fino alle 12:30. Va Sì. bene. Allora, chiusura PV4 e chiusura PV4, chiusura PV5. Marco, Dimmi. ci rimandi una sintesi o perché mi sono persa? Sì, vi mando il calendario sul gruppo. Ok. Vi mando il calendario sul gruppo. Allora, Grazie. lo dico a voi a titolo informativo, adesso devo ancora sentire Merella. Quindi dovrete fare un'ora con Merella che presumo sarà lunedì, non so ancora che ora, e contestualmente facciamo anche la chiusura del project work di Merella. Ah, me l'ha scritto in questo momento, facciamo dalle 11 alle 12. Allora, lunedì... Dopo vi mando tutto, però lunedì farete dalle 11 alle 12 con Merella e dalle 12 alle 12:30 chiudete il project tour di Merella. Poi martedì e mercoledì facciamo dalle 10 alle 13, non dalle 10 alle 12. Giovedì e venerdì facciamo dalle 10 alle 12 lezione Pronto? le... poi facciamo una mezz'oretta in più perché dobbiamo chiudere il Tour 4 e il progetto 5, ovviamente non adesso. Si è capito a metà quello che hai detto? Si è bloccata la connessione, almeno a me. Anche adesso si è Allora, bloccato. scusa Marcia, mi disconnetto e mi riconnetto perché se no non sento quello che mi dite. Ok. Esco e rientro, state lì. Ok. Eccomi qua. Quindi Ok. tenete presente che la prossima settimana, fino verso le 12:30, le 13, siamo in ballo, più o meno, ok? La settimana dopo, che sarà lunedì, martedì e mercoledì, faremo anche lì più o meno, secondo me, sarà tendenzialmente, dunque dovremo fare 10 ore, ne tiriamo via 2, diventano 8, saranno 3 con me. Quindi sono un giorno 3 ore con te, Marcello, e un giorno due. Anche la prossima settimana, dici? Sì, direi di sì, adesso faccio bene i conti, ma direi che è così. Direi che è così. Sì. Ok, allora, facciamo un appello veloce, intanto salvo questo, dopo ve lo mando sul gruppo. Quello su cui mi raccomando, ragazzi, e non mi stancherò mai di dirvelo, siamo molto incasinati sulla preparazione di tutti i project work, nel senso che Zanardi avrà bisogno di parecchio tempo per correggere Ancora. tutto.
bloccato. Dovrà mandarmi tutto, io avrò bisogno di parecchio tempo per raccogliere tutto il materiale, perché quando siate puntuali nell'invio. Allora, andiamo all'orario, al calendario di oggi, siamo qua, che è il 19 giugno, allora, Free Got, chi è che mi scrive? Bloccato, si blocca ancora.